Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presenterò un piatto cinese. Si chiama Mapo Tofu. Usiamo questi due ingredienti. Questa è una salsa piccante cinese fermentata ricavata da fave, soia, peperoncino e altri condimenti. È molto piccante. Invece questa è pasta di soia dolce. Allora iniziamo! Per prima cosa tagliamo i cipollotti a pezzi piccoli. Tagliamo verticalmente il cipollotto. Poi tagliamolo orizzontalmente a pezzetti. Grattugiamo lo zenzero e l'aglio. Tagliamo il tofu a quadratini. L'ho tagliato a quadrati grandi, ma potete tagliarlo anche a pezzi più piccoli. Poi bolliamolo in acqua bollente. In questo modo il tofu avrà meno probabilità di sbriciolarsi. Mettiamo l'olio di sesamo nella padella. Cuociamo prima la carne macinata. Aggiungiamo lo zenzero e l'aglio. Anche i cipollotti tritati. Cuociamo tutto. Aggiungiamo un cucchiaio di doufanjiang. Se vi piace il piccante, mettete due cucchiai. Un cucchiaio di salsa tianmian. Uniamo tutto e cuociamo bene. Aggiungiamo 250 ml di acqua. Un cucchiaio di zucchero. Un cucchiaio di sake. Un cucchiaio di salsa di soia. Mettiamo anche l'acqua nella quale abbiamo sciolto la fecola di patate. Questo per rendere tutto più denso. Uniamo tutto. Regoliamo la densità. Quando sarà tutto unito, aggiungiamo il tofu. Ora l'acqua in eccesso nel tofu viene rimossa. In questo modo il tofu assorbirà facilmente il sapore. Uniamo tutto. Infine aggiungiamo l'olio piccante a vostro piacere.
Questo olio piccante è non molto piccante, ma molto saporito. Impiattiamo. Mi piace metterlo sul riso. Mettiamo anche l'erba cipollina. Ecco pronto. Buon appetito! È molto gustoso e buonissimo. Questo piatto cinese viene spesso consumato anche in Giappone. Gli ingredienti sono facili da trovare, quindi possiamo farlo facilmente a casa. Ma la ricetta che ho introdotto questa volta è un metodo made in Giappone. Consigliatemi se avete un altro modo di fare questa ricetta. Grazie per avermi seguita, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!